Bentrovati a questa nuova puntata di A Portrait Of, dedicata ad un artista italiano molto originale. Si tratta di Omar Onda. Nato nel 1947 a Portula, in provincia di Biella, Omar Onda è celebre per avere fondato la Cracking Art, movimento basato sullo studio delle materie naturali nell'arte, ma soprattutto per l'uso rivoluzionario ed innovativo della plastica, testimonianza di un rapporto sempre più stretto tra vita naturale e realtà artificiale. In questa intervista realizzata da TVN, l'artista ci racconta le tappe cruciali della sua carriera e quanto sia importante essere appassionati per riuscire a trovare un proprio spazio nel mondo dell'arte. Buona visione! Probabilmente qualche mio antenato anticamente aveva questa passione per l'arte. Io mi sono trovato a nascere già con questa cosa dentro di stare vicino all'arte, di voler sempre costruire, fare. Joseph Beuys diceva che tutti gli uomini nascono artisti, poi qualcuno va a fare il geometra, l'ingegnere, oppure va a lavorare in banca e deve sopprimere questo istinto. Io per fortuna l'avevo forte, i miei non sono riusciti a sopprimerlo malgrado che fossero persone sagge, e quindi diciamo che le origini sono così, sono antichissime. Per un certo periodo di tempo io sono sempre stato un po' timido nel far vedere le mie cose, adesso per fortuna non più, perché ho 63 anni, stanno arrivando. E all'inizio non mi vergognavo un po' di far vedere le mie cose, non ero. Poi noi qui nel una zona di gente molto riservata, i biellesi, i piemontesi in genere sono persone riservate. Quindi io per 20 anni ho avuto un'esperienza molto bella, ho avuto una galleria d'arte, però era un po' una copertura del fatto che io facevo l'artista. A 40 anni esatti, quindi 23 anni fa, ho detto basta. Ho chiuso la galleria e mi sono messo a fare l'artista, che anche questa comunque è un'esperienza straordinaria, meravigliosa, che sto vivendo ancora oggi. Ho vissuto un anno a New York, ma allora diciamo è stata più un'esperienza di gallerista. Ho vissuto gli anni d'oro della New York degli anni 60. Ho conosciuto personalmente grandi personaggi, da Leo Castelli a Eleana Sonnabend, tutti i grandi personaggi del mercato, ma poi anche proprio gli artisti, perché, non so, Andy Warhol, ho conosciuto Rauschenberg, ho conosciuto Twombly, tutti i grandi artisti della pop art allora, che in Italia non erano ancora conosciuti, non so, lo stesso Basquiat. Non ho avuto un rapporto di amicizia con Basquiat, però l'ho conosciuto, mentre invece ho conosciuto molto bene ed ero anche in buoni rapporti con Keith Haring, cioè erano anni dove cambiava un'epoca, nasceva un'altra generazione di artisti che in Italia ancora ne erano conosciuti. Quindi ho fatto un po' da ponte con altre due o tre gallerie italiane, con Gianenzo Sperone e altri, abbiamo portato gli americani in Italia. Prima uno deve fare tutte le sue, essere certo di chi è, cosa vuol fare, eccetera. Poi naturalmente ho fatto delle cose anche con altri, non so, a gravitazionale per esempio è una cosa importante, ho fatto delle mostre con un gruppo di artisti che usavano il fosforo come materie energetiche. Ho fondato con altri artisti un gruppo che si chiama Cracking Art, dal quale io sono uscito e mi sono dissociato. Adesso da 3 anni lavoro felicemente e autonomamente con il mio nome e sono felicissimo di aver fatto questa scelta. Sono state esperienze, nel bene o nel male, sono state esperienze che ti fanno maturare. Il lavoro si evolve continuamente, sai, poi io uso una materia che è meravigliosa, che è la plastica, vedi questa qui? È una serie che si intitola Gli uomini che rubavano le stelle, e sono i primi due di una serie di parecchie opere che sto preparando su questo tema. Mi interessa la plastica come materiale
nuovo, perché la plastica è petrolio, cioè il petrolio in fin dei conti è un po' l'oro nero, quello che muove tutta l'economia, ma a me interessa il contenuto antropologico della plastica, cioè io prendo del petrolio che prima era natura e io attraverso la plastica costruisco degli oggetti che evocano o simulano la natura, quindi è una sorta di alchimia, è come tornare indietro, è come prendere una valigia di pelle e ricostruire la mucca, cioè faccio una, è una forma di congegno genetico, non pretendo di fare l'ingegnere genetico, però sai, la fantasia ti fa galoppare molto più velocemente che non la scienza. Per una ventina d'anni e ancora oggi lavoro molto su questo, su questa tecnica che si chiama Frozen, che è sempre molto legata al discorso di supernatura, quindi la possibilità di congelare, ibernare una cellula o anche un intero organismo. Da quello nasce questa serie di lavori che si chiamano Frozen, che mi danno la possibilità di congelare un momento, un'immagine per l'eternità. Ho iniziato sul volto di Marilyn Monroe, e chiaramente tutti eravamo innamorati di Marilyn Monroe, io forse ero ancora più degli altri, perché poi non questo innamoramento, diciamo, platonico vive ancora oggi dentro di me. E quindi io ho mitizzato il volto di Marilyn Monroe, ho fatto una operazione molto diversa da quella di Warhol, che ha usato una sola immagine e l'ha, se vogliamo, l'ha fatta diventare un'icona del consumo, del consumismo, perché la pop art prevedeva di documentare una situazione di quegli anni del consumismo, il consumismo. A me interessava proprio il fatto antropologico, mi interessava Marilyn Monroe come persona, come essere umano, quindi io ho utilizzato il volto di Marilyn che era un mito. Questo lavoro si è ampliato e ho allargato il mio orizzonte su miti diversi, miti della scienza, del cinema, dello spettacolo, della letteratura, della cultura, dei miti in generale, perché il mito è già quasi eterno, se vogliamo. Sono molto realista. Io penso che in Italia siamo una nazione di poeti, naviganti e artisti. Siamo 60, 55 milioni, 60, non so. Il 90% si considerano tutti artisti, sanno tutto dell'arte, però che vivono con l'arte, forse che vivono, che riescono a vivere, siamo in 100. Un giovane che intraprende questa strada deve avere, prima di tutto, il virus, la febbre. Se non hai quello è meglio che rinunci, perché questa qui è una vita che può essere anche di grandi sacrifici, perché come ti dico, o sei un genio che tutti ti riconoscono, ma è molto difficile, difficilissimo, perché gli spazi sono sempre più piccoli, ce ne saranno sempre degli spazi, bisogna trovarli, bisogna avere quella febbre lì, e come un virus, come avere l'epatite, non te la puoi togliere, te la tieni e vai avanti così.